Siamo a Buon Abitacolo in provincia di Salerno con la famiglia Francesco Magorno, qui presente anche Bernadetta Magorno, e siamo al ristorante La Dimora del Conte. Parlavamo con la famiglia Magorno a proposito di viaggi turistici e in questo percorso di viaggi turistici con i sapori dei luoghi. Sentiamo un attimino dalla voce di Bernadette e di Franco Magorno le indicazioni che ci vogliono raccomandare su questi posti e visitare anche queste cittadine che si trovano in Vallo di Diano. Buon pomeriggio, noi siamo nel Vallo di Diano, come ha appena detto Enzo Caselli, che ringraziamo. Siamo ubicati in questa valle. Oggi il nostro Francesco Magorno ha scelto due paesi da visitare insieme a due autobus provenienti dalla Calabria. Parliamo prima di Padula, visto che la prima scelta è stata proprio Padula con la sua Certosa, conosciuta a livello nazionale ed internazionale. Ma facciamo spiegare meglio a Francesco il motivo per il quale ha scelto questa Certosa. Allora, la scelta sulla Certosa è ricaduta in occasione della giornata del FAI, e quindi ci sono dei posti della Certosa, degli ambienti che si possono visitare nella giornata di oggi, quindi un autobus è stato accompagnato presso la Certosa di Padula e un altro autobus è stato accompagnato presso Montesano sulla Marcellana, dove ci sono anche dei luoghi bellissimi da vedere, come il convento di Sant'Antonio, come la chiesa di Sant'Anna, vari palazzi gentilizi dell'epoca, visitabili anche su prenotazione, tra cui il Palazzo Cestari, che è uno dei più belli. E poi diciamo che queste iniziative seguiranno altre iniziative del genere, e i prossimi autobus che arriveranno saranno dislocati uno su Teggiano e un altro autobus su Stanza, altri due paesi che meritano la nostra visita e quindi la visita anche dei nostri clienti, sia turisti che clienti del ristorante. Un'altra cosa che tengo a precisare, anche se faccio dei salti da un modus operandi a un altro, è che questo avviene anche grazie alla collaborazione di Nonna Betta e dell'azienda agricola Spinoso. È proprio questo che volevo domandare, quindi è anche un percorso enogastronomico, visto che da stamattina, quando è stato visitato Montesano, vi siete anche fermati presso il punto vendita di Nonna Betta di Magorno Marilisa, dove ha fatto assaggiare delle cose. Cosa? Ha fatto assaggiare la marmellata di cedro, che è una produzione di Diamante, in collaborazione con l'azienda Spinoso, perché l'azienda Spinoso si articola su due territori, sul territorio di Buon Abitacolo e sul territorio di Diamante. Su Diamante c'è la coltivazione del cedro e su Buon Abitacolo facciamo altri tipi di coltivazione, tra cui il fagiolo. L'azienda Nonna Betta ha fatto assaggiare ai due autobus provenienti dalla Calabria, ha fatto assaggiare la marmellata di cedro e poi ha fatto assaggiare una produzione nostra qui locale, sempre dell'azienda Spinoso, che sono i broccoli sott'olio, utilizzando olio d'oliva di provenienza Sala Consilina, da me considerato uno dei migliori oli d'oliva. E niente, poi con la collaborazione di Nonna Betta, dell'azienda agricola Spinoso, questi altri prodotti sono stati fatti degustare presso il ristorante La Dimora del Conte, e quindi abbiamo dato la possibilità di poter assaggiare i cavatelli con il sugo di pomodoro, come si faceva una volta, quindi con il sugo c'era una volta. Poi abbiamo fatto degustare dei salumi tipici della zona, dei formaggi tipici di Sanza e di Sassano,
e poi adesso in ultimo stanno adesso degustando un dolce caratteristico della Calabria, che sono le chinole, che si fanno in periodo natalizio, ma noi per l'occasione l'abbiamo preparato in questo periodo per farlo degustare. Ti interrompo perché mi sono ricordata di salutare e soprattutto ringraziare tutti coloro che vengono presso il ristorante e fanno la recensione su TripAdvisor. Per noi è un modo di pubblicitario veritiero, visto che la recensione la fa chi è ospite nostro al ristorante, e siccome tra le recensioni si parla proprio del sugo c'era una volta fatto col pomodoro, è andato molto quest'estate, anche l'anno scorso i nostri ospiti l'hanno gradito tantissimo, quindi vi ricordiamo a chiunque viene nel nostro ristorante di fare una recensione soprattutto veritiera, anche perché se non è veritiera noi lo sappiamo, conosciamo i nostri ospiti, parliamo con i nostri ospiti, li accogliamo come se fossero in famiglia, quindi ringraziamo tutti coloro che ci fanno la recensione. Vuole parlare di qualche altra cosa? Dica. Degli prossimi autobus sceglieremo di volta in volta, a secondo del periodo, sceglieremo dei paesi da visitare. E ogni volta, quindi ogni sabato o qualche volta lo faremo anche di domenica, saranno presi in considerazione due paesi. Su alcuni paesi, tra cui Padula e Montesano, ci ritorneremo, quindi sono due paesi che meritano il ritorno di altri visitatori, perché abbiamo avuto una fortissima richiesta su questi due luoghi, anche perché i miei concittadini, i miei paesani da Diamante, quando ritornano a Diamante, quindi ci incontriamo nel salotto di Diamante sul lungomare, loro mi chiedono fortemente di riorganizzare su Padula specialmente. Padula non è solo la Certosa, ci tengo a dire anche questo, Padula è anche il centro storico che merita, come il Palazzo Sant'Agostino, come la Chiesa dell'Angelo, e la chiesa dove sono collocati anche i resti dei 300 della spedizione dei 1000. E Padula nel suo complesso è quello che merita prossimamente anche un'altra visita, è anche il luogo dove è nata, diciamo, Cosilinum, quindi dove è nata la vecchia città di Padula, o di Sala Consilina, come qualcuno vuole dare l'interpretazione, con anche l'eremo di San Michele. L'eremo di San Michele è un posto bellissimo, conosciuto da pochi e apprezzato da quelli che vengono a visitarlo. Io li accompagno volentieri, anche perché c'è da fare un cammino a piedi di circa 2,5 km, e quindi viene molto apprezzato, e come pure viene moltissimo apprezzato la parte di Montesano con le sue frazioni, quindi con la frazione Magorno, da dove noi deriviamo con il cognome Magurno, anche se nella nostra famiglia c'è anche il cognome Magorno, e quindi la parte, diciamo, limitrofa al capoluogo Montesano merita. Vallo di Diano stupendo, bellissimo, posti bellissimi da poter vedere e salvaguardare specialmente. Alcuni paesi hanno nella loro mentalità preso questo spunto, queste iniziative, e si muovono alquanto bene. Padula è uno di questi comuni. Franco Magurno, un calabrese di Diamante in provincia di Cosenza, che vive a Buonabitacolo in provincia di Salerno. Con la sua famiglia nel Vallo di Diano è da tempo che promuove quest'area e ha creato un interscambio per un turismo culturale ed enogastronomico tra la Calabria e la Campania. Ci spieghi come da tempo lei sta lavorando in merito e le attività che ha svolte per promuovere questa iniziativa. Sì, ringrazio Enzo per la domanda, una domanda ben posta e oculata. Allora, iniziai nel 2007 con una prima mostra, che era una mostra enogastronomica per le vie di San Martino.
in collaborazione con la allora amministrazione comunale dell'epoca, che non è la stessa di quella di oggi, però comunque si era iniziata, si era aperta, come si dice, una porta. E prendere proprio, ecco, uso dei termini molto duri e grezzi, prendere proprio delle persone a livello turistico dalla Calabria e portarli qui nel Vallo di Diano, e poi durante il periodo estivo invece prendere persone dal Vallo di Diano e portarle giù in Calabria, cosa che adesso avviene, diciamo, nel periodo di settembre, specialmente in occasione del Festival del Peperoncino. Io organizzo degli autobus da Caselle, da Sanza, da Buonabitacolo, da Montesano, da Padula, da Sala Consilina, e scendono giù in Calabria in occasione del Festival del Peperoncino, cosa che adesso stiamo riproponendo invece al contrario, prendere persone dall'Alto Tirreno Cosentino e portarli qui nel Vallo di Diano. Questi autobus di oggi sono l'inizio, diciamo, e non solo, perché la settimana scorsa ce ne sono stati altri, e non solo. Tengo a dire un'altra cosa: due settimane fa mi sono incontrato a Sant'Arsenio con il sindaco Pica per parlare proprio di queste iniziative. E mi sono incontrato anche con sindaci del Vallo di Diano, tra cui Padula e Montesano, dove c'è un'ottima collaborazione anche a livello di Proloco, e quindi stiamo cercando di organizzare anche una manifestazione che almeno da come la vogliamo strutturare insieme ad Enzo Caselli, dovrebbe essere un'anteprima del Festival del Peperoncino di Diamante. Ecco, una manifestazione per far conoscere prodotti della Calabria nel Vallo di Diano, le aziende della Calabria nel Vallo di Diano, e poi dopo, nello stesso momento, far conoscere piccole aziende che stanno nascendo e sono nate nel Vallo di Diano, farlo conoscere alle aziende della Calabria per avere un loro, diciamo, bagaglio culturale, e quindi anche come, per far vedere come si muovono attualmente le aziende calabresi, che sono le seconde, tengo a dirlo, che sono le seconde a livello italiano, la seconda regione a livello italiano come esportazione di prodotti tipici. Grazie al vostro impegno che avete divulgato e portato a conoscenza queste piccole aziende nella divulgazione dei prodotti tipici del luogo, in quest'area della Lucania, tra l'Alto Tirreno Cosentino, la Basilicata e la Campania, nel Vallo di Diano. Come vi siete impegnati nella divulgazione con le vostre aziende che da tempo curate, il ristorante La Dimora del Conda, la bottega di Nonna Betta, l'azienda agricola Spinoso? Quali sono state le vostre prime iniziative? La prima forma associativa è Rosa Canina. Rosa Canina è nata nel 1990, quindi una delle prime associazioni, per promuovere proprio e valorizzare quello che è la rosa canina, una pianta che nasce spontanea, specialmente in questi posti, una pianta dove i petali, noi adesso con il laboratorio Nonna Betta li trasformiamo e facciamo un'ottima confettura, con le bacche facciamo un elisir. E quindi da parte nostra c'è questa divulgazione, e abbiamo utilizzato poi degli eventi, tra cui le vie di San Martino e di Sanza, era proprio questo, far conoscere i prodotti del territorio. Rosa Canina ha organizzato non solo per le vie di San Martino, ma ha organizzato anche altri eventi anche sul paese di Buonabitacolo, come è stata presente anche in altre occasioni fieristiche organizzate da enti, tipo la fiera di Tito, tipo la fiera di Condusti Terme. Insieme a Rosa Canina, ecco, la Dimora del Conte è stata presente, e grazie anche a Rosa Canina è stata presente all'Expo a Milano nel 2015,
Rosa Canina con i suoi prodotti da divulgare, quindi con i petali, con le bacche della Rosa Canina, la dimora del Conte con dei piatti cucinati a base di petali di Rosa Canina. E con le bacche di Rosa Canina facciamo anche un'ottima marmellata. E non dico altro, anche perché Rosa Canina in questo momento qua sta organizzando anche un altro evento. E dovremmo uscire in dicembre con questo evento in collaborazione con l'altra associazione di cui pure ne faccio parte, che è l'Accademia Cilento di Annum Piccante, che è l'associazione del peperoncino. La sede è a Padula e Rosa Canina e l'Accademia Cilento di Annum Pic organizzeranno questo evento in dicembre. Salutiamo il nostro Enzo, i nostri concittadini, salutiamo un po', fai tu i saluti. Allora, i saluti dovrebbero essere la parte più semplice, la parte più facile, diciamo, in un'intervista. A me i saluti escono in maniera spontanea. Enzo già lo sa, anche se delle volte non lo dico, Enzo è quello che viene salutato in maniera più, diciamo, affettuosa. Poi ci sono tutti i miei concittadini di Diamante, che vedrò domani nel riaccompagnare gli autobus, e saluto anche la Proloco di Sala Consilina, gli orti di Sala Consilino, la Proloco di Padula e di Montesano, che mi stanno sempre vicino, e con loro anche i sindaci di Montesano, di Padula, di Sant'Arsenio, che con loro stiamo collaborando per questo evento di dicembre. Grazie. Io invece invito a cliccare mi piace sul canale Enzo Caselli, potrete vedere tanti bei video, soprattutto anche questo è video molto particolari, seguitelo Enzo Caselli su YouTube ovviamente.